Ecco, mi sembra il modo migliore per cominciare questo pomeriggio insieme. Proprio un caldo applauso. Benvenuti a tutti all'appuntamento istituzionale con la conclusione del 150° anniversario di fondazione del nostro comune. Bienvenue agli amici della delegazione francese, vita et pie agli amici della delegazione di Prešov. La lunga traversata del 150° è iniziata proprio qui, in questa sala, nel maggio del 2015, quando abbiamo premiato, siamo arrivati alle premiazioni finali del concorso per il logo del 150° che ci ha accompagnato in questo anno e mezzo. Le stazioni di questa traversata sono state numerose, come sapete, per fortuna non tocca a me ricordarle ora, però il treno ha percorso un binario, le cui rotaie sono state da una parte l'ordinario dell'attività consueta degli uffici, man mano caratterizzata dal taglio storico culturale della ricorrenza, e lo straordinario di pubblicazioni, eventi, iniziative che ha attratto nel suo vortice creativo tutta la città. E oggi la presenza di tutta l'amministrazione comunale, dei dirigenti comunali, dei loro staff, di molti dipendenti, colleghi, del prefetto, delle forze dell'ordine, delle delegazioni amiche di Lepuie e di Prešov, del mondo delle associazioni, delle società sportive, dei commercianti, di tutta la cittadinanza intera che il pubblico qui rappresenta, dice che questa vostra presenza, questa nostra presenza, dice che man mano che abbiamo riempito i vagoni di questo treno del 150°, ciascuno per la propria parte, di intenzioni, di contributi, di pensieri, di azioni, di partecipazione anche solo, ecco, ciascuno di noi ha trovato un posticino su questo treno ed è per questo che ci piace essere qui oggi, in questo momento, tutti insieme, oggi che siamo arrivati al traguardo. Questo momento inizia quindi ufficialmente con il saluto dell'amministrazione comunale che a nome di tutti porta la Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Martello. Sì, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Io sono molto felice di poter essere qui stasera a portare il mio saluto personale e anche quello del Consiglio Comunale di questa città. Un saluto particolare va agli amici di Lepuie e di Prešov, con cui la nostra città, come sapete, è gemellata. Quindi a tutti voi benvenuti. Vorrei, fra le tante cose che si potrebbero dire sulla nostra città, io ho scelto di accompagnare questo saluto con due brevi considerazioni sulla nostra realtà brugherese. Due brevi considerazioni che derivano sia dalla mia esperienza di cittadina che da quella di Presidente del Consiglio Comunale e che hanno in qualche modo anche trovato conferma nei temi che abbiamo trattato esattamente 9 mesi fa, l'11 marzo, in un Consiglio Comunale aperto che è stato, come dire, forse introduttivo di questi festeggiamenti, delle celebrazioni del 150°. Il titolo era Ricordiamo il passato con uno sguardo al futuro. E quindi ecco le mie due considerazioni. La prima riguarda la capacità di accoglienza che Brugherio ha dimostrato sempre, sia nel passato che nel presente, a partire dall'accoglienza dei nostri connazionali veneti e poi via via di quelli del sud, e in particolare della Sicilia, di cui ancora oggi noi apprezziamo la nutrita comunità di Resuttano. In anni più recenti questa accoglienza si è ulteriormente sviluppata nei confronti delle persone e delle famiglie provenienti dalle più svariate parti del mondo. La seconda considerazione è questa, riguarda l'operosità che ha dimostrato questa nostra città in diversi campi, che vanno dall'arte, come non ricordare il pittore De Pisis, di cui abbiamo ammirato la mostra, il nostro Max Squillace, e poi tanti altri artisti che sono tuttora viventi, alla musica, al teatro, per giungere poi alla variegata composizione dell'associazionismo,
e del volontariato nel campo del sociale, del sanitario e della solidarietà in senso lato. Ecco perché, pensando allo sguardo verso il futuro, mi piace pensare che si possa continuare a mantenere, ma soprattutto a crescere in queste direzioni. Quindi è un momento oggi conclusivo di queste celebrazioni, ma mi auguro che possa proseguire ancora per tanto tempo in queste direzioni. Beh, che dire, in altri termini, a me piacerebbe, mi piace pensare che tutti noi, ciascuno nel proprio ruolo, possa contribuire a lasciare il mondo migliore rispetto a come l'abbiamo trovato, come affermava Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo. E quindi è con questo auspicio che io concludo questo mio breve saluto, augurando a tutti voi una buona festa, ringraziando tutti per la calorosa partecipazione che non solo questa sera, ma anche nei precedenti avvenimenti che hanno contribuito a celebrare questo anniversario, avete sempre dimostrato. Grazie e buona festa a tutti. Benissimo, la parola ora al prefetto Giovanna Villasi, che qui rappresenta l'attenzione e il presidio del governo presso la nostra comunità locale. Un cordiale saluto a tutti i presenti ed un sincero ringraziamento al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale per l'invito a partecipare alla celebrazione del 150° anniversario della nascita del comune di Brugherio. Un comune che pur si è ufficializzato nel 1866 vanta una storia ben più antica, perché ho visto, leggendo qualcosa, che risale al primo insediamento al 344, quindi una storia di tutto rispetto. Non potevo lasciar trascorrere i festeggiamenti dedicati al 150° anniversario senza intervenire, e devo dire che ho veramente corso tanto oggi per poter partecipare ed essere qui con voi stasera a condividere con gli amministratori e i cittadini questo importante traguardo, che è anche una bella testimonianza del percorso sempre più in salita della nostra Repubblica. Celebrazioni come questa hanno infatti un senso non solo di mero ricordo di un evento storico, ma piuttosto di una presa di coscienza della nostra identità territoriale, delle nostre potenzialità e conseguentemente della necessità del nostro impegno di cittadini in ogni occasione. Brugherio è un paese portatore di un patrimonio storico e culturale che affonda le proprie radici in una tradizione profonda. E le tradizioni sono una componente importante della nostra cultura, in quanto portatore di profondi significati e di testimonianze che sono indelebili. Racchiudono tracce di generazioni e generazioni che sono il senso della continuità legata alla propria identità storica e culturale. La memoria di Brugherio e le sue testimonianze devono rappresentare un punto di partenza per guardare avanti, traendo dalle proprie radici il senso dell'identità e dell'appartenenza culturale, morale e sociale, specialmente oggi in un periodo che sappiamo tutti di grandi difficoltà economiche per tanti nostri concittadini. L'evento dei 150 anni non è e non deve essere soltanto l'occasione per riflettere, approfondire, discutere sulle origini, ma un momento per rinsaldare le radici e guardare al futuro con uno spirito costruttivo, finalizzata alla valorizzazione del bene della comunità e soprattutto delle giovani generazioni che sono l'avvenire delle comunità. Dobbiamo quindi partire da questo traguardo di oggi per portare avanti, come cittadini consapevoli e soprattutto cittadini attivi, un sogno di cultura, umanità e democrazia che è la base di ogni società evoluta. Io voglio ringraziare e colgo questa occasione per dare il mio apprezzamento alla ragazza vincitrice del logo, Arianna Betti, perché credo che abbia veramente ben interpretato le radici, il futuro e il senso delle radici di questo paese. Quindi veramente complimenti alla nostra disegnatrice. Un grazie soprattutto.
I complimenti anche alla banda, che è stata veramente splendida. E perché credo che la musica comuna, ma ogni stanchezza dinanzi alla musica va, e quindi veramente un grazie di cuore. E un grazie a tutti voi che avete lavorato, e come amministrazione comunale, e anche tutti i cittadini che hanno collaborato per questa splendida serata e per l'allestimento della mostra e di quella splendida biblioteca che ho visto, con dove c'è veramente la passione e l'amore di chi ci lavora dentro. Grazie e buona festa a tutti. Un gemellaggio è segno di una cittadinanza aperta, versatile, flessibile, incline all'osmosi, allo scambio, al decentramento, con l'Europa e non solo con l'Europa, mi sembra di poter dire. La parola quindi adesso passa a Stefan Kuzma, che è il vice sindaco della città di Prešov, che è una cittadina della Repubblica Slovacca, di cittadina di 100.000 abitanti, con cui Brugherio mantiene dei rapporti di tipo ancora commerciale per il momento. Grazie. Vážený pan starosta, vážené dámy, vážení páni, v prvom rade vás chcem srdečne pozdraviť od našej pani primátorky mesta Prešov, ako aj od všetkých občanov nášho mesta. Gentile signor sindaco, carissime signore, carissimi signori, con grande gioia nel cuore vi mando i saluti da parte del nostro sindaco, che non ha potuto partecipare, e da parte di tutti i nostri concittadini di Prešov. Chcem vám poďakovať za možnosť zúčastniť sa vo vašom nádhernom meste tejto milej slávnosti. Vi ringraziamo per averci offerto questa opportunità magnifica e poter essere vostri ospiti e aver potuto visitare la vostra piccola cittadina. Je veľmi dôležité, aby sme sa my z rôznych národov Európy stretali, spájali, aby sme si lepšie porozumeli. È fondamentale, specialmente in questo periodo, l'accoglienza, l'unione tra i vari membri dei paesi della comunità europea, per capirsi meglio. Čím viac sa budeme poznať, tým pevnejší bude náš spoločný domov. Più riusciremo a conoscerci e più potremo dire di avere una casa comune. Tiež vás chcem veľmi pekne pozvať mene Prešovčanov, vašu delegáciu, na 770. výročie prvej zmienky, písomnej zmienky o Prešove, ktoré budeme sláviť na budúci rok. Ci è gradito quindi rilanciare l'invito per poterci a nostra volta conoscere meglio per l'anno prossimo, per l'anniversario della nostra cittadina di 770 anni. Bene, è dalla fine degli anni 90 che abbiamo appunto questa relazione con la cittadina di Prešov, mentre dal 1989 che è istituzionale il gemellaggio con la città di Le Puy-en-Velay. Do ora la parola a Marc Jusserand, che è il presidente del Comitato Scambi di Le Puy. Messieurs, mesdames, madame la préfète, monsieur le maire, messieurs les élus de Brugherio, messieurs les élus de Prešov, nous sommes heureux d'être ici associés à cette célébration de 150 ans qui finalement c'est jeune pour une ville, et sur ces 150 ans nous vous avons accompagné pendant près de 30 ans. Signor Presidente del Consiglio Comunale, signora la Prefetta, Presidente, persona di Prešov,
tutti i consiglieri e aiuto, siamo qui felici di aver ricevuto la vostra invitazione. E per la città di Brugherio a 150 anni e vi abbiamo accompagnati circa 30 anni. Donc aujourd'hui, au nom du maire du Puy, monsieur Michel Chapuis, de madame Huguette Portal, adjointe à la culture qui n'ont pas pu se libérer, je voudrais dire que ces 30 ans sont très importants pour notre ville du Puy, que beaucoup d'entre vous que je vois dans cette salle, même si moi je ne les connais pas, madame Michel et madame Combé les connaissent, qui sont avec moi, et avoir tous ceux qu'elles ont rencontrés et chaleureusement rencontrés, on voit que cette amitié, elle est au sein de la population entre nos deux villes. Voglio dire tante cose del sindaco, monsieur Chapuis, della signora Huguette Portal che non hanno potuto venire e le Puy, ma hanno mandato il signor Jusserand, madame Michel e tutte persone che fanno più di 30 anni che seguono il comitato e la città di Brugherio. Alors nous souhaitons aujourd'hui à vous tous qui êtes dans cette salle de continuer d'échanger chaleureusement cette culture que vous nous avez montrée ces jours-ci dans cet accueil, que ce soit à travers l'exposition de peinture que vous venons de voir ou ce matin à la chapelle Saint-Ambroise. Et nous vous souhaitons encore beaucoup d'échanges parce que nous sommes curieux de votre culture et je sais que vous êtes curieux de la nôtre et je crois que c'est la meilleure façon de rendre notre monde meilleur. Eh bien alors là, c'est trop long. Hein? Ah, ma alors. La memoria della vecchietta non è buona. No, allora che tu avevi detto? No, en gros c'était que sì. La curiosità abbiamo avuto tanto curiosità della vostra popolazione, della vostra cultura. Questa mattina abbiamo fatto una visita molto bella a Sant'Ambrogio e speriamo che possiamo accompagnarvi ancora tanti anni e anche voi per la nostra città e vi salutiamo tutti e vi ringraziamo per tutto. Benvenuto a todos Año Nuevo en Le Puy. Come saprete, la nascita del comune di Brugherio ha avuto anche un mentore e sostenitore religioso, il parroco Don Gianandrea Nova, che a suo tempo aveva firmato delle suppliche assecondando il desiderio dei cittadini che afferivano a diversi comuni, appunto, di avere un unico centro amministrativo, che magari anche coincidesse un po', o perlomeno corrispondesse maggiormente anche al centro ecclesiale della comunità, che era comunque qui a San Bartolomeo. Il parroco della comunità attuale, Don Vittorino Zoia, spronando la sua comunità religiosa a farsi parte attiva nella comunità civile, degno erede di quel sacerdote che aveva a cuore la vita complessiva dei suoi fedeli. Questo speriamo, grazie dell'augurio. Bene, mi hanno invitato qui, penso un motivo sia quello appena ricordato, ma anche perché in quanto responsabile della comunità pastorale dico che anche, diciamo così, in territorio laico una vera laicità accoglie e non pianifica tutto, e questo la dice lunga, però ho a mia disposizione qualche minuto e vado velocemente su cose su cui dovremmo tutti riflettere. Allora, pensando cosa poter dire in questi pochissimi minuti, mi viene questo pensiero. L'invito a tutti voi e a me stesso ovviamente prima di tutto a esercitare il pensiero.
la fatica del riflettere, del pensare, dell'approfondire, del conoscere. Insomma, la realtà è semplice, ma non è semplicistica. La tentazione delle scorciatoie o del parlare alla pancia o dei populismi, o io dico anche la logica del salumiere, sembra efficace, ma in realtà, come leggevo in questi giorni da un articolo sulla storia che precede la vigilia della prima guerra mondiale, cosiddetta grande guerra, non si capisce perché si dice grande, però, se non per il mattatoio che è accaduto, ecco, diceva che davvero il popolo corre sempre il rischio di accogliere proposte, scelte che sembrano appaganti, ma in che realtà dopo si paga sangue. E noi italiani nel giro di 20 anni abbiamo avuto 2 drammi che segnano ancora la nostra attualità, che purtroppo non è ancora nemmeno condivisa nella memoria. Quindi la fatica del pensare, guardate, la dico a me prima che dirlo voi, certe volte uno vorrebbe fare delle scelte, no? Dove pare che tutto vada. E invece la realtà, ripeto per la seconda volta, è semplice ma non semplicistica. Questo non vuol dire, ed è la seconda cosa, che occorre addivenire ad un abbraccio del vogliamoci bene, assolutamente. E qui vorrei riprendere un termine che diceva ieri il presidente Mattarella: una dialettica, un confronto certe volte anche aspro, ma forte, tenendo presente, e questo lo aggiungo io, la Bibbia laica della nostra Costituzione, dei valori della nostra Costituzione, soprattutto sotto 2 aspetti. Quello del metodo, e qui siamo tutti adulti e penso che siamo tutti acculturati, sappiamo da dove è sorta la Costituzione. Non è stato un pensiero unico e omologante, è stato un confronto forte tra diverse forze di pensiero, tra diverse forze politiche. Metodo, contenuto. Il contenuto di una dialettica, a mio avviso, l'ho detto ieri sera a messa, lo ripeto ora, deve coniugare insieme quei tre valori che in filosofia si chiamano trascendentali: vero, buono, bello. Per che cosa sto ricercando? Per che cosa mi oppongo? Per che cosa sto lottando? E quindi declinare alla luce della Bibbia laica, che sono i valori della Costituzione, a livello di metodo e a livello di valori, una capacità oggi di essere una comunità civile, la nostra, accogliente, è stata detta, e mi pare che le 2 presenze, sia francese che cecoslovacca, slovacca, la dicono lunga, se non vogliamo cadere nel celebrativo e basta, di un'Europa che oggi più che mai ha bisogno di riprendere un pensiero, pensieri che l'hanno costituito i nostri padri fondatori, che non sono passati in vano, io spero. Quindi l'augurio, e termino, pensiamo, riflettiamo, confrontiamoci, però alla luce di quei valori veri che possono costituire una storia davvero condivisa, pur dentro tutte le difficoltà di cui tutti ne siamo a conoscenza e ne sopportiamo il peso. Quindi auguri a Brugheri vuol dire riprendiamo in mano la storia col pensiero, con la fatica della dialettica, cercando quel bene comune che dovrebbe stare a cuore a tutti noi, nessuna parte politica esclusa. Sindaco, ora restituisco a lei la parola e l'incarico anche che da lei ho ricevuto. Spero di averla presentato correttamente, lo stile di dedizione e di collaborazione di tanti ottimi colleghi dell'ente che hanno seguito l'amministrazione nel suo virulento, ramificato e stratificato progetto di 150° anniversario. La parola al sindaco Marco Troiano.
Grazie, buonasera, un saluto a tutti anche da parte mia, un saluto alle delegazioni, alle autorità qui presenti, a tutti voi cittadini, a chi ci segue in streaming in diretta, in realtà in piazza con il maxi schermo, a chi magari ci segue da casa con lo streaming, a chi guarderà questa seduta in streaming prossimamente, nei prossimi giorni. Benvenuti a tutti, davvero a tutti e a tutte, e grazie per essere qua così tanti per la nostra festa. Il 9 dicembre 1866, con proprio decreto, re Vittorio Emanuele II istituiva nel circondario di Monza un nuovo comune con la denominazione di Brugherio. Con la nascita di Brugherio venivano riunificati territori e cascine fino ad allora appartenenti a diversi comuni che da tempo manifestavano l'intenzione di potersi finalmente unire in un'unica realtà amministrativa. Giovanni Noseda, sindaco di Cassina Baragge e primo sindaco di Brugherio, annunciando il decreto del re, formulava una speranza nel primo messaggio ai suoi nuovi concittadini. Formando ora uniti una sola famiglia, spero che saprete apprezzare i benefici di tale avvenimento che deve porgere valido incremento al nostro benessere. Sono passati 150 anni dalla fondazione della nostra città e a questo importante traguardo abbiamo dedicato moltissimi eventi a partire da ottobre 2015 ad oggi, che ci hanno permesso di riscoprire le nostre radici e di trarre dalla storia della nostra città valide indicazioni per il nostro futuro. Permettetemi allora all'inizio di questo intervento di ripercorrere tutto quello che è successo dalla festa patronale ad oggi in maniera sintetica. Abbiamo iniziato presentando, e lo ha ricordato il nostro prefetto, il logo dei festeggiamenti, creato da una giovane vincitrice di un concorso riservato alle scuole superiori a noi vicine. Un logo bellissimo, con i colori della città, il richiamo all'Italia e ai monumenti e ai luoghi che identificano Brugherio. Un logo che ha accompagnato tutti i manifesti degli eventi di questo anno, sia quelli inseriti nel calendario ordinario delle iniziative brugheresi, sia quelli che speciali che hanno avuto una caratterizzazione ulteriore e dedicata al 150esimo in questo anno straordinario. Partiamo da qualche evento, le mostre, FATA, che ci ha consentito di riscoprire una piccolissima parte dell'immenso patrimonio del Museo Miscellaneo e della collezione di Fermo Galbiati. L'edizione speciale della mostra Le immagini della fantasia, dedicata alle illustrazioni per l'infanzia. Bruart, l'eccezionale allestimento che ha presentato la città le opere artistiche di proprietà del comune conservate negli uffici comunali. L'altrettanto bella mostra di Brugherio Identità diversa, che ci ha permesso di raccontare suggestioni e cambiamenti della storia di Brugherio in un modo innovativo che è molto piaciuto a chi ha visitato quella mostra. E per concludere ricordiamo quella che si chiude proprio oggi con un grandissimo successo di pubblico, con la quale abbiamo fatto idealmente ripercorrere a Filippo De Pisis le strade della nostra città, per ricordare l'artista e l'uomo che tante cose ha da dirci sull'oggi e sul nostro futuro. C'è stato poi l'importante filone dedicato alle iniziative di riscoperta della storia della nostra città, a partire dal ciclo delle conferenze delle nostre radici piantate nel futuro, gli eventi legati alla mongolfiera, grazie alla compagnia della mongolfiera Circolo Numismatico di Brugherio, il 50esimo dell'Edirnor, la presenza sulle ricerche della storia demografica del comune, della Marzotto, del Centro Olimpia, della comunità d'arte, del manoscritto su Brugherio del 1794 di Paolo Antonio De Petri, dei 45 anni del notiziario comunale, il musical C'era una volta proposto dal gruppo Ancora Insieme della parrocchia San Bartolomeo, per finire con la rubrica che è andata su Noi Brugherio dedicata alla nostra scuola. Con il Consiglio Comunale dell'11 marzo, lo ricordava la Presidente, abbiamo dato voce a tante associazioni e a cittadini protagonisti di pezzetti della storia della nostra città, cercando anche di rintracciare con le relazioni di Massimo Carisi e Alessandro Balducci il posto di Brugherio nel contesto sovracomunale. Abbiamo raccontato ad esempio la storia dell'evoluzione dei servizi sociali a Brugherio, che hanno accompagnato le trasformazioni della società. Gli abbiamo dedicato in questo anno uno sguardo speciale al tema dell'autismo, per sottolineare che ancora oggi vogliamo e dobbiamo lavorare per l'inclusione, come ci ha ricordato anche la Festa dei Popoli di quest'anno, con la presenza della Croce di Lampedusa tra noi e come ci ricorda la scelta simbolica della cittadinanza onoraria per i minori nati sia in Italia sia all'estero residenti a Brugherio che non sono in possesso della cittadinanza italiana. Un ruolo importante in questo anno di festa lo hanno avuto anche le scuole,
alle quali abbiamo dedicato la presentazione del libro di Anna Sangalli, dedicato alla storia della scuola di Brugherio, senza dimenticare la mostra stessa dei lavori realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle nostre classi pensando alla città, e senza dimenticare gli spettacoli teatrali appositamente ideati per parlare di questo anniversario. Ancora, abbiamo avuto molte occasioni nelle quali valorizzare e far riscoprire la bellezza di alcuni angoli della città. Lo abbiamo fatto grazie alla mostra fotografica La tua Brugherio con un click, ideata dall'Arci, alle iniziative di Conosci Brugherio promosse dall'associazione Kairos, agli eventi musicali in Villa Sormani proposti dalla Fondazione Piseri, lo abbiamo fatto con lo splendido video di Davide Van der Sfross dedicato a Brugherio, con Pietra Fuor d'Acqua, l'entusiasmante narrazione del viaggio del tempietto di Moncucco da Lugano a Brugherio. Anche gli appuntamenti istituzionali, come dicevo prima, e quelli ormai inseriti nel calendario cittadino, dal giorno della memoria al giorno del ricordo, al 25 aprile, la festa dei Remigini, poi Trislam, la rassegna di Siride, hanno avuto un richiamo al 150esimo. Ieri qui abbiamo inaugurato il portale di storia locale, abbiamo ricordato il lavoro che abbiamo fatto anche con tutta la segnaletica dei luoghi della città, altro elemento. E da ultimo voglio ricordare la pagina Facebook dedicata al 150esimo che si è arricchita giorno dopo giorno di immagini, parole, ricordi e testimonianze sulla storia di Brugherio. È un lunghissimo elenco quello che vi ho fatto, eppure sono certo di avere dimenticato qualcuno e qualcosa, e di questo mi scuso. Ma sono volutamente partito da questo elenco anzitutto per dire grazie. Grazie alle associazioni, alle scuole, agli enti, ai singoli cittadini e cittadine e a tutti gli uffici comunali che hanno contribuito a creare questo ricco panorama di eventi, raccogliendo la sfida che avevamo lanciato di fare del 150esimo un'occasione di partecipazione e di democrazia. Grazie davvero a tutti e a tutte. E permettetemi in questo momento di dire grazie a Laura Valli, l'assessore che ha onorato con straordinario impegno e con la passione che la contraddistingue la delega che le ho attribuito all'inizio di questa avventura. E grazie a Enrica Meregalli, che ha coordinato tutto questo calendario sul fronte interno comunale e nel rapporto con tutti gli altri enti. Grazie davvero. A questo punto due domande. Perché tutti questi eventi e che cosa ci lasciano? Fin dall'inizio abbiamo voluto concepire questo 150esimo non come un singolo evento istituzionale da celebrare a ridosso del 9 dicembre, ma proprio come occasione per creare un calendario di opportunità diffuse nello spazio e nel tempo per riannodare i fili della memoria e creare un senso di appartenenza alla nostra storia comune. Tanti eventi, insomma, per ricostruire passo dopo passo la storia della nostra città, indicarne punti di forza e di debolezza, recuperare la memoria delle sfide già vinte nel passato e dell'evoluzione di un comune che, dato dall'aggregazione di tante realtà diverse, è riuscito poi solo insieme, solo unendosi, a crescere e a diventare una vera città per numero di abitanti e per ciò che ha a disposizione sul fronte sociale, culturale, sportivo, produttivo ed educativo, solo per citare qualche ambito. Riannodare i fili della memoria, dicevo, ma non per una operazione nostalgia, perché questo 150esimo non è mai stato per noi pensato come ricordo del passato. Guardare alle sfide già affrontate, alle potenzialità cresciute e alle difficoltà non ancora affrontate, certo che ci sono cose che non vanno e negarlo non sarebbe onesto, ci aiuta ad avere uno sguardo tutto orientato verso la costruzione del futuro, o meglio del nostro futuro. Ecco allora che dal mio punto di vista, e se mi permettete questo paragone, questo 150esimo è stata una lunga dichiarazione d'amore alla nostra città. Abbiamo guardato a Brugherio non con lo sguardo degli innamorati del primo momento, quelli che magari rischiano di farsi prendere solo dalle passioni istantanee, ma con lo sguardo degli innamorati di lungo tempo, quelli che ormai sanno tutto della persona che hanno scelto per la vita, ne conoscono le qualità e ne sopportano anche i limiti, perché comunque sanno che non potrebbero stare con nessun altro. Un paragone azzardato? Credetemi, dal mio punto di vista no.
perché solo con questo sguardo degli innamorati che sapremo riconoscere con obiettività le potenzialità enormi che Brugherio ha e insieme le sue fatiche e debolezze, ciò che abbiamo e che ci caratterizza e ciò che ci manca per essere una città migliore. Ed è solo con questo sguardo da innamorati che sapremo accorgerci allora che il futuro di questa città dipende dal contributo personale che ognuno di noi, per quel che può e per il ruolo che ha, per le potenzialità che sa metterci, dipende. Una città migliore dipende dalle scelte della politica, potreste pensare voi. Io invece penso, e mi permetto di proporvi questa idea, che una città migliore dipende certo dalle scelte della politica, ma anche dalla cura di tutti per le cose di tutti, dal sentirsi protagonisti attivi e non solo passivi di ciò che succede a Brugherio, dalla consapevolezza che la qualità della nostra vita comunitaria non dipende da ciò che devono fare gli altri, ma da quell'apporto che ognuno di noi può dare. Tutti, nessuno escluso, senza distinzioni di sesso, di età, di opinione, di appartenenza, perché siamo tutti brugheresi, siamo tutti parte di questa comunità. È questo il bello della democrazia, è questo il vero senso del desiderio di partecipazione. Non solo protesta o rivendicazione di diritti, ma anche proposta e consapevolezza dei doveri. La nostra Costituzione, della quale tanto abbiamo parlato in queste settimane, ci ricorda proprio che ognuno di noi deve vedersi sì riconosciuti e garantiti i propri diritti, ma dice anche che a ognuno di noi è richiesto l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La democrazia ha bisogno di me, di te, di tutti noi, nessuno escluso, ciascuno per quel che può fare e può dare agli altri. Tocca a noi lavorare per il nostro futuro, per la giustizia sociale, per l'uguaglianza, per il rispetto e per il progresso, per l'accoglienza e per la solidarietà. In una parola, per l'incremento del nostro benessere, quello che ci augurava il sindaco Noseda nel suo primo messaggio ai brugheresi. Ecco il perché di un calendario diffuso dei eventi ed ecco cosa ci lascia questo 150esimo. Ci siamo? Ci siamo interrogati a lungo sull'eredità del 150esimo e in tanti ci hanno chiesto quale opera pubblica, quale realizzazione, quale monumento, quale iniziativa avrebbe poi segnato la conclusione degli eventi. Oggi, come vedete, non abbiamo monumenti o opere pubbliche da inaugurare. Pensiamo infatti che l'opera pubblica che segna il 150esimo, la migliore eredità che lasciamo per il futuro di Brugherio, siamo tutti noi. Sì, avete capito bene, tu, io, ognuno di noi, come singolo e tutti noi insieme. Siamo noi che accettiamo la sfida di guardare al futuro di Brugherio con animo fiducioso e con la consapevolezza delle nostre possibilità. Siamo noi che abbiamo compreso che la condivisione della nostra storia ci ha indicato la rotta per il futuro. Siamo noi che accettiamo l'invito a dare un senso e una prospettiva al nostro impegno di cittadini. Siamo noi che abbiamo compreso che siamo parte di una storia più grande, che c'era prima di noi e che ci sarà anche dopo, e a cui ciascuno potrà dire di aver dato il proprio contributo. Siamo noi che abbiamo capito che saremo più forti solo insieme, che grazie al 150esimo abbiamo una nuova consapevolezza di ciò che abbiamo, che siamo convinti che il futuro lo potremo scrivere insieme, mettendoci orgoglio e coraggio, impegno e passione, con la determinazione che ci deriva dalle sfide che abbiamo già vinto nei 150 anni della nostra storia e dalla convinzione che la democrazia e lo sviluppo si costruiscono solo con la partecipazione di tutti. A proposito del contributo alla vita di Brugherio, comprenderete quindi perché da quest'anno abbiamo istituito le benemerenze civiche. Tra poco, e permettetemi a questo proposito di ringraziare il vice sindaco Giovanna Borsotti per tutto l'impegno che ci ha messo per organizzare tutti questi eventi che stiamo vivendo oggi, tra poco conferiremo queste benemerenze civiche alle prime 10 persone che abbiamo individuato per quest'anno.
sono solo un modo per valorizzare le scelte personali e l'impegno per la comunità di alcune persone, che diventano per noi un ulteriore stimolo a lavorare per lo sviluppo di Brugherio. E sempre a questo proposito, una sorpresa. Voi sapete che abbiamo iniziato il mandato con la sorpresa della Costituzione, non era nel programma, ma c'è una sorpresa anche stasera. Alla fine della cerimonia istituzionale usciremo in piazza, e sapete perché? Per ascoltare la banda e per i fuochi d'artificio. Ma prima dei fuochi abbiamo una cosa da fare. Vogliamo chiedervi, e non poteva che essere così nella città della mongolfiera e del volo, vogliamo chiedervi di illuminare il cielo di Brugherio con 150 lanterne, alle quali affidare il volo dei nostri desideri e del nostro impegno per realizzare ciò che sogniamo per questa città. Abbiamo proprio bisogno di 150 persone tra voi presenti che tengano fisicamente queste lanterne, che le accendano e che le facciano partire. È un gesto che vuol dire che per tutti noi il 150esimo è stata davvero l'occasione per dichiararci innamorati di Brugherio, di quell'amore che ci fa essere consapevoli di avere ricevuto il testimone da chi ci ha preceduto, con l'impegno di lasciare alle generazioni future la città migliore di come l'abbiamo trovata. Sia questo il nostro impegno ancora più convinto da oggi in poi. Viva Brugherio! Ad emozione si aggiunge emozione, perché adesso davvero ognuno di noi entra nella storia, perché quello che succede adesso succede per la prima volta, perché grazie a questo avvenimento appunto è stato redatto e approvato dal Consiglio Comunale un regolamento per il conferimento delle benemerenze e delle cittadinanze onorarie, e questa è la prima volta che succede nella storia di questo comune, quindi soprattutto i più giovani, i bambini, si ricordino tra 50 anni, quando toccherà loro festeggiare il 200esimo, che saranno almeno 50 anni che daremo, spero, cittadinanze onorarie o benemerenze. La parola quindi al vice sindaco Giovanna Borsotti. Grazie e buonasera a tutti e benvenuti. Non era previsto il mio intervento, ma due parole prima di chiamare i benemeriti a ritirare il premio dalle mani del sindaco. Un grazie, lo devo dire a voi cittadini, è bello, credetemi, per chi su questi banchi si siede, vedere una sala consigliare così gremita. Il vostro applauso al sindaco è stato un altrettanto davvero bel momento, che la città c'è e partecipe e quando vuole sa essere presente. Quindi avete sentito ed ascoltato le parole del sindaco, quindi davvero partecipate e vivete la città. Fate che questa sala, che la sala padronale, è qui che il comune e dove si prendono anche le decisioni più importanti, sia sempre così piena per tutte le evenienze, per tutti gli avvenimenti. Davvero vi invito a farci sentire il calore che io stasera ho percepito stando seduta qua, sempre, anche quando abbiamo bisogno di essere bacchettati perché qualcosa non funziona. Davvero sentivo, chi mi conosce lo sa, io non amo molto parlare in pubblico, ma sentivo davvero di dovervi dire il mio grazie, perché vedere questa sala consigliare così piena davvero è una bella e grande emozione. Grazie davvero di essere qua tutti voi. Chi ha ascoltato il discorso, e grazie ancora per l'applauso, ha sentito che ho parlato di 10 cittadini che saranno premiati, alcuni alla memoria, poi il vice sindaco ci aiuterà in questo passaggio. Però se contate, le targhe sono 11, non sono 10, c'è qualcosa che non va, o c'è un'altra sorpresa forse, evidentemente.
e in realtà non è che c'è qualcosa che non va, non avevamo uno sconto particolare, ne abbiamo una in più per un motivo molto preciso per il quale siamo tutti davvero molto contenti. Cristian, puoi salire un momento? Fin dagli anni 70, Christian Michel ha dedicato moltissimo tempo e passione per avviare stabili relazioni tra il comune di Brugherio e quello di Le Puy-en-Velay, culminate dopo molti anni di incontri tra le istituzioni, i cittadini, le scuole e le associazioni. Nella firma ufficiale dell'atto di gemellaggio siglato a Le Puy l'11 settembre 1988 dall'allora sindaci Bernard James ed Edoardo Teruzzi, sempre presente nelle occasioni di incontri a Le Puy o a Brugherio, sempre attiva nell'attività del Comitato Scambi. Nel 1971 ha fondato a Le Puy l'Associazione Culturale Dante Alighieri, con lo scopo di diffondere la lingua, letteratura e civiltà italiana, a prescindere dalla politica religiosa razziale, e rafforzare i legami di amicizia tra la Francia e l'Italia, con qualsiasi mezzo idoneo. Anche attraverso le attività della Dante, ha mantenuto sempre vivo il legame tra Brugherio e Le Puy, diventando costante punto di riferimento tra le nostre due comunità, anche nelle fasi di passaggio tra le diverse amministrazioni comunali. Per questo costante impegno e per la personale passione nel consolidare legami di amicizia sinceri, preludio ai legami tra i due diversi popoli della stessa famiglia europea, il Comune di Brugherio conferisce a Christian Michel la cittadinanza onoraria, iscrivendo il suo nome tra quelli da ricordare con grande riconoscenza per quanto fatto per il progresso e il benessere della nostra comunità. Il periodo che viviamo in Italia, in Francia, in Europa e in tutto il mondo è pieno di tensioni, di violenza, di interruzione.
dei nostri paesi. Credo che tutti, anche se le soluzioni proposte ai gravi problemi che incontriamo, che incontrano le nostre civiltà e le nostre democrazie, queste soluzioni sono diverse, a volte contraddittorie, ma credo che tutti desiderano sinceramente il bene del proprio paese. In questi frangenti vorrei ritrovare una frase di Cattaneo, il caro Cattaneo lo conoscete meglio di me, il protagonista delle cinque giornate di Milano. Non è da me entrare nel merito delle sue opinioni politiche, che ancora oggi d'altronde potrebbero venire discusse con profitto, ma una sua affermazione mi sembra adatta al giorno di oggi, alla festa del comune di Proverbio. Ecco la frase di Cattaneo: i comuni sono la nazione nel più intimo asilo della sua libertà. E su questo punto possiamo essere tutti d'accordo. Partendo dal comune non ci si può sbagliare, e le relazioni con i comuni e le altre nazioni sono un elemento costitutivo di questa libertà. Viva Proverbio! Passiamo ora alle benemerenze. Vorrei invitare a salire la vedova di Alessandro Carcano. Da tutti più conosciuto come nonno Sandro. È stato presidente dell'asilo Umberto I e Margherita e per moltissimi anni, contribuendo anche allo sviluppo dell'educazione a Brugherio attraverso l'impegno come volontario del Giunco. Inviterei a salire i parenti di Maria Dolores Vanda Galbiati, conosciuta da tutti come Vanda. Insegnante di educazione artistica nella scuola media, impegnata fin da giovane nel volontariato, conosciuta e apprezzata in città per la passione che profondeva nell'insegnamento e nella creazione di mosaici. Ha trasmesso a generazioni di ragazzi l'amore per l'arte e la bellezza, incoraggiando la loro creatività ed educandoli al valore della solidarietà. Scomparsa prematuramente nel 2007, alla sua memoria è dedicata l'aula di artistica della scuola media Leonardo.
Vorrei invitare a salire i parenti di Aldo Grimoldi. Attenzione. Sono pericoloso. Carabiniere, durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 di settembre, rimase fedele al giuramento di fedeltà e fu arrestato e tradotto in un campo di concentramento nazista. Ritornato in libertà, ha deciso di raccontare in un diario la sua storia, che ha portato in giro instancabilmente per le scuole di Brugherio fino alla sua morte, per raccontare ai ragazzi l'orrore della guerra e diffondere la cultura della pace. Inviterei a salire Luigi Lunari. Collaboratore di Paolo Grassi e Giorgio Strehler al Piccolo Teatro per oltre 20 anni, docente universitario, critico teatrale e musicale, traduttore di più di 150 opere teatrali, autore di opere rappresentate e tradotte in tutto il mondo. Brugherio ne onora la sua capacità di raccontare il mondo. Inviterei a salire i parenti di Don Enrico Molteni.
Don Enrico fu prete a Brugherio dal 1955 al 1972. Fu artefice del rifacimento dell'oratorio San Giuseppe e per sua iniziativa sorse il centro sportivo Paolo VI. Fu fondata la sezione locale dell'Avis e mosse i primi passi la Croce Rossa. Dall'impegno dei ragazzi dell'oratorio nascono anche Brugherio Oltremare e il Circolo Giovanile Brugherese. Ancora oggi i ragazzi di Don Enrico si ritrovano ogni anno per ricordare questo educatore appassionato. Inviterei a salire Adelia Pizzardi. Diplomata giovanissima presso il Conservatorio di Milano, si è subito distinta per l'attività concertistica. Ha effettuato registrazioni discografiche, radiofoniche e televisive sia in Italia sia all'estero ed ha partecipato a numerosi concorsi internazionali ottenendo importanti premi e riconoscimenti. Appassionata protagonista della comunità d'arte, ha promosso iniziative, corsi ed eventi che hanno permesso a moltissimi di avvicinarsi alla musica e di incontrare alcuni tra i grandi rappresentanti del panorama musicale italiano. Ha collaborato per molti anni con la Scuola Pisari e ha fondato a Brugherio l'Associazione Agorarte per la diffusione della cultura.
inviterei a salire Luciano Rossi. Primo direttore del notiziario comunale, tra gli ideatori della comunità d'arte, difensore civico e presidente del comitato Scambi, fondatore del Giunco, scrittore, promotore di iniziative culturali e profondo conoscitore del mondo. Sono solo alcune delle attività che Luciano Rossi, cittadino del mondo, con profonde radici nella comunità cittadina, ha portato avanti negli anni, contribuendo allo sviluppo di Brugherio. Inviterei a salire Anna Sangalli. Per anni maestra elementare di diverse generazioni di alunni delle scuole di Brugherio. Ha successivamente proseguito il suo impegno per la città nell'ambito delle attività del gruppo della terza età, del quale è stata infaticabile animatrice, contribuendo a valorizzare la storia di Brugherio anche attraverso la realizzazione di mostre e di diverse pubblicazioni. Premiando lei, Anna ci tiene che dica questo, premiamo tutte le maestre e tutte le volontarie della terza età, perché lei dice: senza di loro io non avrei potuto fare quello che ho fatto. Della prima generazione, cioè quelle che nel 1980
Grazie. Vorrei invitare a salire Franco Sangalli. Con il suo impegno, volontario quotidiano presso l'Avis di Brugherio e l'ospedale di Monza, ha diffuso la cultura della donazione a Brugherio, spendendo grande passione ed energia per sensibilizzare generazioni e generazioni di persone al dono del sangue. Basta, siamo persi.
inviterei a salire la vedova di Michele Trombello. Resuttanese di origine e brugherese di adozione, ha donato la sua vita a soli 33 anni nel 2002 per salvare un bambino che rischiava di restare schiacciato sotto una gru durante un'esposizione al centro fieristico di Busto Arsizio. Medaglia d'oro al valor civile alla memoria nel 2002. Brugherio lo ricorda con affetto e riconoscenza. Sì, intanto che il sindaco e il vice sindaco si consultano, un avviso per tutti: oggi avremo la possibilità di portare a casa un ricordo di questo bellissimo incontro, di questa giornata, che è il CD che la Fondazione Pisari ha stampato, appunto, con le quattro stagioni di Vivaldi che sono state eseguite dal Pisari Ensemble e registrate in autunno sotto la direzione del maestro Sacco. Sperando che ce ne siano per tutti, oggi questo è proprio l'omaggio. Tra l'altro c'è incluso un fascicolo con alcune delle foto più significative di questo anno, per cui sarà sicuramente un ricordo importante, insomma, di questa giornata. Bene, allora no, ci avvisano da fuori del tempo, stiamo cercando di capire l'orario più adatto per i fuochi e soprattutto ricordatevi quindi che abbiamo un appuntamento. Adesso intanto davvero grazie ancora per essere stati qua con noi. Adesso abbiamo un momento di festa in piazza, la festa continua appunto in piazza, c'è il corpo musicale San Damiano e Sant'Albino che ci aspetta per la musica, poi abbiamo bisogno di 150 persone per lanciare queste lanterne del 150esimo, ci sono ancora i fuochi d'artificio, quindi abbiamo un ricco programma che ci aspetta ancora. Abbiamo anche l'albo d'onore della città, che in quale migliore occasione se non questa abbiamo ovviamente da compilare, per cui chi di voi vuole ricordarsi di questo momento e anche ricordarlo alle generazioni future che c'era in una serata come questa bella che stiamo vivendo, se volete c'è spazio anche per tutti noi per una firma sul registro e sull'albo d'onore che resta qui. E naturalmente invece è obbligatorio firmare per chi ha ricevuto la benemerenza, questo è ovvio, assolutamente, e quindi davvero grazie ancora e buon 150esimo e grazie davvero a tutti.